noi ci troviamo nel paradosso di avere la disponibilità per poter liquidare a favore di, queste, di questa realtà, c'è cioè e la quiete eh, le, le risorse, però purtroppo non possiamo eh, erogarle proprio per questi di vincoli di legge che sono comunque a tutela dell'interesse pubblico. Cosa potrebbe eh, sbloccare la Guardi, sostanzialmente io credo oggi, eh, parlerò intervenendo sull'aspetto tecnico, credo che dobbiamo sederci al tavolo, sicuramente è importante con i sindacati, con i dipendenti però eh, bisogna risolvere la questione dal punto di vista tecnico perché se c'è una normativa appunto che vincola e obbliga la pubblica amministrazione prima di effettuare un pagamento a fuori di un proprio fornitore a che questo abbia pagato i contributi e ci sia il DURC eh, regolare eh, bisogna vedere tecnicamente come superare. Sicuramente un passo avanti è stato fatto perché nella precedente riunione è stato steso un verbale nel quale il prefetto, per motivi di ordine pubblico anzi, più che per motivi di ordine pubblico, per questione di tipo sociale, ha invitato appunto gli enti eh, interessati rispetto a questa problematica ad adoperarsi per risolvere il problema e nell'interesse di tutto anche perché poi queste strutture continuano ad erogare prestazioni di cui alcune sono estremamente utili e difficilmente sostituibili. Mi riferisco alla quiete, ovviamente, noi abbiamo tutto l'interesse che si continui ad operare. Dobbiamo un attimo tecnicamente individuare un processo nell'ambito della flessibilità che la norma eh, concede a tutti noi per cercare appunto di trovare una soluzione e siamo tutti impegnati su questo fronte, quindi io proporrò oggi, dopo aver sentito se ci sono novità da parte appunto degli altri enti, di istituire un tavolo tecnico operativo appunto con ASL, l'Agenzia delle Entrate Equitalia e l'Inps per cercare di trovare nell'ambito delle risorse disponibili eh, le giuste risorse per dare una risposta eh, per poche mensilità o per le mensilità che è possibile farlo nei confronti dei lavoratori.